Buongiorno ragazzi, oddio, il terremoto! Allora, secondo video della giornata, questo lo voglio girare assolutamente oggi, anche se rischio di saltare il pranzo, ma va bene. E lo voglio girare però perché sarà un video in collaborazione con Marililla94, che è una ragazza dolcissima che comunque segue e commenta spesso i miei video. Io ogni tanto quando ho tempo vado a vedere i suoi, quindi insomma. Sono felicissima di fare questa collaborazione insieme. Questi saranno i 19 prodotti di cura del corpo da smaltire nel 2019. Allora, ragazze, devo dire che mi sono accorta con grande gioia e tripudio che non ho così tanti prodotti da smaltire. Cioè, qui in Irlanda veramente sono arrivata a 19, ma includendo veramente le cose che secondo me, cioè, diciamo che infatti ne ho messi 1, 2, 3, 4, 5 in un lotto solo, cioè come se fossero un prodotto solo perché sono mini size, insomma non mi sembrava il caso. Comunque, partiamo subito perché già ho fatto il video prima dei prodotti di make up finiti nel 2018 ed è venuto lunghissimo. Partiamo subito e io direi che non so da cosa partire molto bene. Brava, se. Allora, vabbè, partiamo appunto dalle cose un po' fuffa. Ho messo in un lotto solo questi 5. 5, sì, sono 5 perché ne ho 4 in mano, in realtà uno è lì. Questi 5 campioncini ho fatto appunto come se fossero un prodotto solo, perché capite che essendo mini taglie, cioè mini taglie, neanche mini taglie, proprio campioncini, sicuramente ci metterò meno tempo a utilizzarli rispetto a una full size. Quindi ho messo questo Moroccan Oil per capelli, erano 15 ml perché devo dire, scusate, farvelo vedere bene, devo dire che è già agli sgoccioli, non so se lo potete vedere, comunque è tipo qua, quindi ce n'è veramente pochissimo, però vabbè, ce l'ho, lo metto dentro, anche perché ragazzi, se no non arrivava a 19 prodotti. E i 4 campioncini, 3 sono di l'erbolario ed è un sono 3 creme corpo, una all'iris, una al fresca essenza, questa no, così. Questa profumazione qua e una alla regina dei prati, quindi i fiori. Sì, estratti di margherita e camomilla. E poi la quarta è di Natures ed è ai fiori di zenzero. Quindi questo era numero uno. Numero due, ho deciso di cercare di far fuori questo roll-on per gli occhi di Garnier, che ce l'ho veramente da una vita. È acqua fresca. Non funziona, cioè non vedo tutta questa grande cosa se non per il fatto che ha la pallina di metallo e che quindi rinfresca tantissimo il contorno occhi. Comunque, ripeto, questo è un prodotto che ce l'ho e lo voglio smaltire. Sta qua, quindi sta comunque a più di metà. Cerchiamo di levarcelo e quindi questo era il numero 2. Numero 3, Alberto Balsam Ultra Strong Styling Gel. Questi sono 200 ml, cioè ragazzi, sto boccione di, sto popò di roba l'ha comprato mio marito ad Halloween 2017 perché aveva deciso che doveva mettersi il gel nei capelli, solo che ha comprato sta bocciona e poi non l'ha usato più, zero. Quindi abbiamo sto coso in bagno e sinceramente nel momento in cui io ho finito bene o male la lacca che utilizzo ogni tanto, neanche tutti i giorni, però ogni tanto la utilizzo, ho detto vabbè, senti, sai che c'è? Facciamo che proviamo a utilizzare questo gel di Alberto Balsam. E quindi questo è prodotto numero 3. Prodotto numero 4, questa è una maschera che mi ha regalato Erikitten86, un bacione bella, e è di quelle della Montagne Jeunesse che fino a qualche tempo fa spopolava sul tubo ed è questa maschera Seven Heaven Skin Polisher Exfoliating, quindi è una maschera esfoliante, credo che sia al miele, no, cocoa e shea butter, vabbè comunque qua si vede il miele nella confezione, comunque il prodotto è questo qui. Spero insomma di idratante, no, scritto dietro, idratante con burro di karité e burro di cocco, va bene. E anche questa, insomma, questa è vegetarian, cruelty free, c'è cioè il coniglietto, quindi insomma è già un prodottino che ci piace. E niente, sono 15 ml, spero che non mi duri una vita perché quella al cioccolato mi sta durando una vita. Io con le maschere ne ho 18.000 e poi mi perdo. Poi, creme, cremine e cremette, ragazze. Mi sono un po' riportata dietro le cose che non ho finito dallo scorso progetto, che erano i 18 nel 2018. Uno è non perde troppe chiacchiere perché sono prodotti che avete già visto in quel video lì, cioè nel video dove facevo vedere cosa mi era rimasto di quel progetto.
Uno è questo prodotto qua della This Works in Transit Camera Close Up, che può essere usato come maschera idratante o primer. Io lo utilizzerò come maschera perché non mi fa impazzire. Poi ho la Elemis Pro Collagen Marine Cream. Questa è un'antietà, questa è buonissima in realtà, è un ottimo prodotto, ha un profumo che mi fa impazzire, veramente buona, però chiaramente ne metto un pochino intorno agli occhi prima di dormire e buonasera, quindi insomma non è che ne utilizzo tantissima, però insomma si sta sottigliando, nel 2019 riuscirò a finirla. Due creme mani, me le avete viste entrambe nello scorso video, una è di Crabtree and Evelyn London ed è La Source, questa crema per le mani e sali marini, e l'altra è la vaniglia buttercream di Bath & Body Works. Quindi queste due creme mani, una è una mini taglia, sono 25 grammi, l'altra sono 59 ml, però insomma conto di, a furia di utilizzarle, di farle fuori. E ci riproviamo anche quest'anno con maschera viso Yves Rocher della linea Hydra Vegetale, che l'anno scorso non ho toccato e quest'anno è ancora qua. Ho 8.000 maschere, ragazzi, mi cascherà la faccia. Parlando di maschere, finirò anche questa Oschia London, scusatemi, mi viene da ridere, questa Renaissance Mask, che però devo dire, ragazze, è già lì lì per finire, cioè sta proprio tirando le cuoia, quindi questa sono fiduciosa che riuscirò a finirla, speriamo. Poi, prima di fare tutta la carrellata di profumi, che comunque già conoscete se avete visto il mio video sui profumi autunno-inverno, ho altri tre prodottini da farvi vedere prima di quelli. Il primo è questo di Bell Premium, che è questa marca che io ho trovato in Svizzera milioni di anni fa, e sono dischetti per la rimozione dello smalto. Io questi li ho portati qua in Irlanda perché ho detto: ah, dai, i dischetti già pronti all'uso mi vengono utili per... Sono finiti nel fondo del comodino, me ne ero dimenticata e quindi mi sono rimasti lì. Devo dire, forse ne ho usato uno o due. Sono questi qua, sono ancora belli imbevuti, hanno tra l'altro un ottimo profumo, stranamente, perché in genere gli acetoni per unghie, cioè i solventi per unghie, in genere non è che abbiano questa grande profumazione. Questi qui pure li voglio utilizzare. Poi ho in questa confezione, che era un burro di karité, 1000 anni fa, io dall'Italia mi sono portata parte del, burro per il corpo alla vaniglia di Vrocher. Queste confezioni sono da 50 ml e mi tornano buone appunto per portarmi. Ho iniziato a portarmi un po' di cose perché appunto voglio finire anche le cose che ho in Italia. E devo dire appunto questo è il burro per il corpo di Yves Rocher alla vaniglia. Vaniglia e bourbon è buonissimo. E quindi insomma l'ultimo giro, l'ultimo viaggio che ho fatto in Italia mi sono portata questa taglia da 50 ml, come mi sono portata questa taglia da 50 ml in questa confezione di MAC. Di crema, era la crema quella di l'erbolario, è buonissima, al gelsomino. Si è un po' spatasciata perché stava in verticale, però insomma anche questa è una crema per il corpo, anche questi sono 50 ml, quindi anche queste due le vorrei far fuori, in modo tale che man mano che le faccio fuori, quando riporto i contenitori in Italia, li posso rifillare con altre cose. Poi arriviamo alla carrellata dei profumi, ragazzi. I primi due che vorrei finire, tra l'altro, sono già belli che andati quasi, quindi diciamo che sono due morti annunciate. Sono due profumini di Avon della linea Scent Essence, che non vedrete mai. Di questa linea qua, Scent Essence, questo qui è al Wild Bergamot. Sono taglie da 30 ml, quindi sono piccoline. Quindi questa è al bergamotto, come potete vedere, quasi finita. E questa è al Blooming Lotus, quindi al bocciolo di loto, e anche questa sta a più di metà, quindi queste conto veramente di farle fuori. Un altro prodottino che è già lì lì per finire è questo Posy Blossom Eau de Parfum, che è veramente buonissimo, mi piace tantissimo. Come confezione ricorda il Kenzo, ovviamente, e la profumazione è simile, molto delicata. E niente, anche questo è quasi finito, sono 100 ml, quindi insomma. Poi il famosissimo Sheer Paradise che avete visto nello scorso video, che mi è rimasto sul groppone. Anche questi sono 100 ml, anche questo sta a più di metà. Vedremo. Il Charlie Gold, anche questi sono 100 ml, anche questo sta a metà. Io devo dire, li uso tutti a rotazione.
Quindi insomma si spera che. E questo è l'ultimo di L'Erbolario Lodi, Dolce Elisir, acqua di profumo. Non vedrete una mazza perché è scritto dorato su marroncino. Comunque spero che possiate cogliere la scritta. Ecco, Dolce Elisir, forse si vede? Sì, così. Di L'Erbolario. Allora, forse sarà un po' azzardato mettere tutti questi profumi, però se non avessi messo i profumi in questo progetto non sarei arrivata a 19 prodotti. Già ho dovuto mettere i campioncini, ragazze, per arrivare a 19 prodotti. E comunque, insomma, 19 prodotti da smaltire, vabbè, farò quello che posso, chiaramente come ho fatto l'anno scorso. Se li smaltisco bene, se non li smaltisco, pazienza, non succede niente. E diciamo che la volontà c'è, vediamo cosa riuscirò a fare. Fatemi sapere voi cosa avete intenzione di smaltire quest'anno, linkatemi i vostri video, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!